Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, rilato in laboratori Guidotti S.p.A. Ultimo aggiornamento, 15 settembre 2022. Cosa rilato in confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Rilaten durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Rilaten? Rilaten è un farmaco a base del principio attivo rociverina, appartenente alla categoria degli antispastici e nello specifico anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari. È commercializzato in Italia dall'azienda Laboratori Guidotti S.p.A. Rilaten può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Rilaten 30 compresse rivestite 10 mg Rilaten IMED o Flebo 6 fiale 2 ml 20 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Laboratori Guidotti S.p.A. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: rociverina. Gruppo terapeutico: antispastici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: manifestazioni spastico-dolorose dell'apparato urinario, gastroenterico e delle vie biliari. Posologia: posologia, compresse rivestite: 1 compressa rivestita 3-4 volte al giorno. Nei casi acuti è possibile la somministrazione di 2 compresse rivestite in dose unica. Soluzione iniettabile: 1 fiala, per via endovenosa, intramuscolare o per fleboclisi, ripetibile, se necessario, dopo un intervallo di almeno 2 ore. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Glaucoma. Ipertrofia della prostata. Ritenzione urinaria. Stenosi pilorica ed altre malattie stenosanti dell'apparato gastroenterico e genitourinario. Ipersensibilità individuale già nota verso il farmaco. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: come con tutti i farmaci similari, è consigliabile cautela nel trattamento di cardiopazienti, coronaropazienti, ipertesi e soggetti anziani in genere. Ritenzione urinaria. Rilaten 10 mg compresse rivestite contiene saccarosio. I, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Recenti studi sulle interazioni tra farmaci segnalano un aumento del rischio di glaucoma o di ritenzione urinaria in pazienti particolarmente sensibili nel corso di somministrazione di farmaci anticolinergici associata a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Rilaten durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Rilaten durante la gravidanza e l'allattamento? Nello stato di gravidanza, usare solo in caso di effettiva necessità e sotto diretto controllo medico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: poiché il prodotto può indurre turbe della visione, di ciò devono essere avvertiti coloro che conducono autoveicoli o che svolgono lavori particolari. Effetti indesiderati, specie in soggetti particolarmente sensibili, possono verificarsi manifestazioni di tipo atropinico quali secchezza delle fauci, midriasi, turbe dell'accomodazione, tachicardia, lieve sonnolenza, stipsi, vampate di calore, brividi. In tali casi sì, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio vedi. 4.8. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: farmaco per disordini della funzionalità gastrointestinale, anticolinergico sintetico, estere con gruppi amminici terziari, codice ATCA03A06. Gli studi sperimentali eseguiti sugli animali hanno dimostrato che la rociverina è proprietà farmacocinetiche. Gli studi effettuati consentono di affermare che la rociverina è un farmaco ottimamente assorbito per le vie di somministrazione indicate, non dà luogo ad accumulo e viene escreto prevalentemente per dati preclinici di sicurezza. Gli studi di tossicità eseguiti in varie specie animali
animali, topo, ratto, cane, per diverse vie di somministrazione, hanno evidenziato la bassa tossicità della rociverina anche per somministrazioni prolungate a dosi, elenco degli eccipienti compresse rivestite acido citrico anidro, silice precipitata, calcio fosfato bibasico, cellulosa microcristallina, amido di mais, talco, magnesio stearato, gomma arabica, cellulosa aceto ftalato, dietile ftalato, titanio diossido, polisorbato 80, saccarosio, indigotina. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.